Prima vittoria in trasferta e di conseguenza primi punti lontano dal Bonolis per il Teramo che espugna Sant'Arcangelo per 1-2. È andata come lo scorso anno, con i biancorossi prima in svantaggio ma poi capaci di ribaltare il risultato. A conti fatti ancora Mirko Petrella, un gol ed un assist, l'uomo partita. Vivarini mette dentro l'11 previsto con Di Paolo Antonio in regia e la coppia Moreo-Petrella in avanti. Out Amadio, squalificato, e Cecchini che ha problemi alla caviglia. Sul fronte romagnolo l'allenatore Zauli preferisce il match winner con la Lucchese Venitucci nel ruolo di trequartista a Margiotta che finisce in panchina. L'avvio del Teramo è in sordina, i romagnoli in ripartenza fanno davvero male e peraltro con grande facilità. Al decimo la conclusione di Venitucci è centrale, all'undicesimo De Vena sdraia con una finta di Paolo Antonio e tira da fuori, Tonti respinge a mani aperte. Al 14° Tonti esce su De Vena lanciato a rete da una fiondata di Peterman. Il gol è nell'aria, al 20° i romagnoli passano in vantaggio. Ilari suggerisce in profondità per Guidone che viene rimontato da dietro ma fallosamente da Altobello, il quale viene anche ammonito. Il rigore sembra netto, dagli 11 metri va l'ex teatino Marco Guidone che si fa ipnotizzare da Tonti, ma è lo stesso Guidone a raccogliere la respinta dell'estremo teramano e a insaccare il gol del vantaggio del Sant'Arcangelo. Fatto il gol, la compagine di casa si tira indietro, il Teramo pian piano si ridesta senza fare però granché. Al 23° il tiro cross di Dorazio è respinto da Nardi, poi al 32° una bella conclusione a giro di Petrella viene bloccata dall'estremo difensore di casa. Al 44° arriva il gol del pareggio del Teramo, gran merito di Dorazio che va via sulla sinistra e pennella un cross con il sinistro per il più piccolo di tutti, Mirko Petrella, che anticipa il diretto rivale e insacca alle spalle di Nardi. Quarto gol in campionato per il furetto di Pratola Peligna e su questa azione si va all'intervallo. Ad inizio ripresa il Teramo trova subito il gol partita, il 5° minuto, Petrella va via sulla sinistra e mette in mezzo per Moreo che riesce a incrociare molto bene la conclusione con il sinistro e non lascia scampo al portiere di casa Nardi. Dopo soli 2 minuti Petrella dovrà lasciare il campo per un affaticamento muscolare, al suo posto Lenoci. All'ottavo c'è già la palla per il terzo gol per il Teramo con Moreo che va in alto sul cross di Scipioni ma incorna centralmente. Al nono reagisce il Sant'Arcangelo, quinta palla, serve Guidone che sbaglia davanti a Tonti ma l'occasione migliore è il Sant'Arcangelo ce l'ha al 14°, cross di Venitucci, colpo di testa di Guidone che centra la traversa. Da questo momento però il Teramo riesce a blindare la difesa e non concede più nulla agli avversari, limitandosi appunto a controllare la situazione. Il Teramo stesso non riuscirà però a rendersi pericoloso di rimessa. Si succedono i cambi, ma non c'è nient'altro da segnalare se non i ben 7 minuti di recupero concessi dall'arbitro Maggioni di Lecco, ma al termine del quale il Teramo può festeggiare la prima vittoria esterna stagionale e la classifica comincia ad assumere altri connotati.